entrano negli spazi urbani di cartelli bianchi. Il colonialismo settler, cioè il colonialismo di popolamento, ha nutrito, e noi stiamo vedendo attraverso i film, diciamo, sugli indiani, per esempio, i film sulla frontiera, ha nutrito fantasie di bianchezza meravigliose fino agli anni 70 e poi ha dovuto rifarsi sulla norma neutra. Nel senso che in Australia, come negli Stati Uniti, dove il colono bianco è arrivato e ha costruito uno stato da niente, sbarazzandosi di chi c'era prima, no? E tentando di selezionare i migranti in arrivo, ha tentato in un certo senso di dare vita, corpo politico e non solo fantasia, all'idea di one nation, in one land, which is white. Cioè una nazione, un popolo ed è bianco. Quindi tutto lo spazio, sia simbolico che territoriale, deve essere reso bianco. Al massimo si costruiscono delle riserve dove si sbattono quelli che non sono stati eliminati fisicamente. Questo più o meno è l'idea. Una fantasia bianca come questa non è una norma neutra, è chiarissimo chi è bianco, perché non c'è una contrapposizione, lui è nero, quindi io neutro, ma lui è nero, razzizzo l'altro, cosa che dice Franco. No, io bianco, tu niente, tu sei umano. Il che è un moto completamente diverso. Quella di Guillemin, che per me appunto è geniale, ha stabilito proprio queste due dinamiche. Una è quella autoreferente, l'altra è quella eteroreferente. Eteroreferente significa io partizzo l'altro e quindi il mio colore, che generalmente è bianco, visto che lei parlava di Francia o comunque di Francia coloniale, postcoloniale, lo posso nominare bianco, lo posso far percepire bianco, ma non lo nomino. Non lo nomino pubblicamente, non è scritto qui bianchi, qui neri. Negli Stati Uniti negli anni 50 era scritto toilet per i bianchi, toilet per i neri. Ed era chiarissimo il fatto che chi fosse bianco. Nominati, e ci sono alcuni libri su come gli irlandesi sono diventati bianchi, come gli ebrei sono diventati bianchi, che sono libri di storia proprio sul processo di sbiancamento e inclusione dentro la comunità che si autonomina bianca di alcuni soggetti che fino a quel momento non lo erano. In Australia gli italiani non entravano con grande favore, ecco. Per esempio, fino dal 27 in poi, quando Mussolini chiuse le frontiere con le immigrazioni, su invito caldo dell'Australia e degli Stati Uniti, della serie non vogliamo più i vostri pezzenti, l'Australia cominciò a acquisire i manuali di Lombroso e qualsiasi forma di trattatistica che potesse legittimare il fatto che gli italiani, i greci, i maltesi, i portoghesi non erano d'Italia. Perché non erano considerati la tassonomia razzista, diciamo, tipica di tre dei poli massimi di questa fantasia bianca, Sudafrica, Stati Uniti e Australia, non erano considerati appunto abbastanza. L'aneddoto che vi ho raccontato prima di quello storico polacco, no? Che si dice, ma come? No? Come ho fatto io a diventare bianco da vittima che era? Lui era un lavorista, faceva parte dei due parti, è sempre stato un sindacalista appunto dei portuali polacchi, e diceva, adesso viene fuori che io sono riproduco il razzismo, ma quando mai? Perché? Proprio perché a un certo punto l'idea che di essere stati esclusi da quella bianchezza fino a poco prima non permette l'idea, non so se vi suona tipo Israele, non permette l'idea di riprodurre il razzismo a loro volta. La cosa diventa estremamente interessante quando appunto, riprendendo Stuart Hall, si pensa alla razza come significante vuoto. Chiunque può riprodurre anche la fantasia bianca più segregazionista ed eliminazionista che esiste. Pensate ai polacchi e all'olocausto. Cioè, e questo è l'esempio più. I polacchi considerati come non solo il fratello minorizzato dei tedeschi, erano felicissimi di vedere passare apparentemente dai racconti, dalle testimonianze raccolte da chi ad Auschwitz ci andava con i vagoni in cui si poteva vedere un pochino fuori e c'erano i contadini polacchi che facevano così quando il camion passava, il treno passava e portava la cella. Ecco, il polacco che si assurge bianco e partecipa culturalmente all'olocausto e a quel tipo di logica eliminazionista, è proprio per un'assunzione di una fantasia di bianchezza che è totalizzante. Allora, questo torna a quello che dicevo prima. Cioè, da una parte abbiamo la norma bianca, neutralizzata, dimenticata, quasi assente. Dall'altra abbiamo però invece forme estremamente forti
di One Nation, One Race. In questo caso o bianca, ma torniamo ad Israele, alla destra di Israele, non è bianca, è ovviamente ebraica, è giudea nel senso di Jewish, Israeli Jewish, ed è così, quello Stato deve appartenere all'unico popolo, punto. E non esiste che entrino altre differenze, che essi siano nominati in termini di razza o meno. L'altra cosa che mi interessava dire rispetto all'intersezione fra genere, razza, classe, religione, cultura e eccetera. Per me la bianchezza non è solo un campo di studio, per me è una metodologia. Io l'applico a ogni cosa. Io non sono un'antropologa, ma sono una filosofa politica. Sono passata dalla filosofia politica allo studio della storia delle dottrine per approdare a cultural studies senza che mi si accorga, passando per i family studies. Perché appunto nel tentare di scomporare quelle che sono le dinamiche di cui, che descrivono il privilegio, abbiamo bisogno di tutto ciò che è a disposizione. Per cui, come dicevo prima, il discorso sul razzismo, chi sono i soggetti esclusi, non mi interessava più, mi interessava capire dove si posiziona chi, perché è troppo facile, come dire, descrivere la realtà tracciando una linea di divisione bipolare. È impossibile, perché tutti partecipiamo in qualche modo allo stesso contesto sociale all'interno del quale si producono e riproducono determinate norme o elementi culturali. Per cui, per esempio, mi è capitato in classe 3 anni fa di chiedere ai miei studenti che colore era una prostituta di strada. E in effetti la risposta, ovviamente non aperta, perché nessuno me la voleva dare, perché si rendevano conto immediatamente che c'era un sostrato, come dire, che parlava più di loro, è stata l'era nigeriana. Ok? In che senso? Perché? Perché è una realtà autoevidente, è una realtà, un costrutto sociale, qualcosa di costruito nel senso di collettivamente costruito attraverso media, stampa, quello che ti pare. Ed è, insomma, da lì siamo partiti per capire come appunto partecipavamo al privilegio o partecipavamo a un certo tipo di cultura discriminante. Quindi l'idea dell'intersezionalità, del porre insieme genere, classe e religione è interessante perché lo posso applicare ad ogni settore disciplinare, è una metodologia per me imprescindibile e allo stesso tempo mi permette di posizionarmi. Elemento fondamentale che potrebbe trarci di inganno rispetto sia a quello che diceva lei che sia a quello che dico io è allora qual è il rapporto fra segno e situarsi? Conoscete la parola situarsi? Cioè il fatto di quando parte dagli studi femministi ma anche dei black studies prima di parlare ci si situa, nel senso si dice a che cosa si appartiene nei termini di una multiappartenenza a determinati ambiti più o meno scelti sociali che definiscono diciamo il background che in un certo senso ti fa emergere come soggetto rispetto ai quali ti puoi stagliare, li puoi diciamo, contraddire, puoi lottare fermamente contro questi background, eccetera, ma ti qualificano necessariamente. Allora, la situazione è questa. Allora, come faccio io a dire che c'è una bianchezza che è un significante vuoto, cosa dice sulla cosa dice? Cambia con il contesto, è relazionale non essenziale e non è mai definitivamente fissata, ma è soggetta a un processo di costante ridefinizione e appropriazione e in quanto appropriato cambia, perché appunto il cinese che si appropria della norma bianca in un certo senso cambia dal dentro la norma bianca in sé, creandola più inclusiva. È un significante, un segno vuoto e non può essere si dice assicurato, secured, cioè vuol dire messo sotto sicurezza nel suo significato unico univalente. Allora, questa è la bianchezza o la razza? Questa è la razza, questa è la razza, ma per me è la bianchezza anche, perché in effetti non è mai un significato fisso, cambia a seconda dei contesti. Prima parlavo della Cina. La Cina, a morte con la Corea, i coreani sono degli anni dei cinesi. Allora, perché non assurgere i coreani come elite suprema della Cina? No.
Perché? Perché ovviamente in quella condizione geopolitica si sa perfettamente che il rapporto fra Cina e Corea, parlo di coreani che vivono in Cina e di cinesi che vivono per esempio a Singapore, okay? Che hanno in mano tutto il potere politico ed economico di quegli spazi. Bene, come mai la bianchezza non è una norma privilegiata in quel contesto? Perché non è eletta nello stesso modo, lo è, cioè la bianchezza è molto forte, ma con cinesità. Per esempio, 2 anni fa vinse Miss Cina, una ragazza che era il babbo nero, la mamma cinese. Beh, mentre tutte le precedenti Miss Cina sono andate a tutti i talk show televisivi, si immaginate quella no. Quella non c'è andata perché non la voleva nessuno, perché non era abbastanza cinese, era. E lì ti rendi conto che in una situazione del genere la bianchezza come segno viene riadattata a seconda dei contesti. Torniamo alla domanda di prima. Segno vuoto, situarsi, no? Come faccio a situarmi dicendo sono donna bianca e di classe media, vivo nel nord, nel centro nord Italia, ok, sono un'alta educazione, bene. Ma se la bianchezza è un segno vuoto, come faccio a mettere insieme le due cose? Okay, come faccio a definirmi bianca? E lì secondo me era l'elemento più interessante della mia ricerca personale, perché mi rendevo conto che qui io ero bianca, in Australia non ero bianca. La prima volta che arrivai in Australia, vi racconto cose molto personali, perché secondo me quando faremo poi il laboratorio chiederò a voi di raccontarmi delle cose personali, perché a quel punto riusciremo anche a capire in che modo si struttura il nostro background, diciamo, la cultura che viviamo e speriamo di produciamo nel momento. Quando arrivai in Australia, una coreana mi viene vicino e mi dice: "You're so hot and passionate." Ha detto: "Scusa, are you Italian?" Voi italiani siete così caldi e appassionati. Scusa. Interessantissimo il fatto che io venivo collegata immediatamente a un certo tipo di stereotipo, quello della Dolce Gabbana, per capirci. Del Mediterraneo, sempre pronto e caldo e focoso e dicendo, no? Che vive sempre al sole, ha il cibo delle donne, Berlusconi speaking, cioè più o meno quello stereotipo lì. E mi rendevo conto che era molto praticamente meridionalizzato nell'ambito di quello che era un panorama di comprensione dell'italianità a livello globale e secondo la norma bianca. Molto interessante questa cosa, per cui io diventavo meno bianca di quanto io non sia qui. Stessa cosa negli Stati Uniti, mentre per le cose che scrive Valeria, e mi piace ovviamente introduco Valeria sul Brasile, in Brasile la bianchezza ha significati differenti, perché magari appunto è un contesto continuamente diverso ed è un contesto che rimanda rispetto a una frattura con meno bianchi, rimanda alla bianchezza come una certa cosa compatta, come un processo di costruzione che ha più, diciamo, compattezza. Io qui chiudo dicendovi solo l'ultima cosa rispetto al pensiero postcoloniale, il fatto che nel mio percorso intellettuale sono passato attraverso i pascoloni stadis. Pascoloni stadis, studi postcoloniali, come elemento fondamentale di costruzione del sé in una realtà che possiamo dire postcoloniale, ma che in certi casi non è mai postcoloniale. Stati Uniti non sono postcoloniali, l'Australia non è postcoloniale, perché di fatto non c'è mai stata una condizione della colonia, la colonia è stata l'idem per Israele. Quindi in questo mondo, chiamiamolo postcoloniale nel senso di relazioni postcoloniali o tensioni postcoloniali che esistono a ogni punto del globo, fondamentale era accedere agli strumenti dei post-colonial studies. Però i post-colonial studies sono stati criticati perché talvolta un po' troppo letterari, cioè tutto questo ragionamento sul simbolico perde un pochino la materialità delle relazioni di dominio. Bene, la mia operazione sulla linea ovviamente di molte persone, molti studiosi e studiose che si sono mossi prima di me, è quella di mettere insieme critica a Martin Studies e gli studi post-coloniali. Perché? Permettono una convergenza, anche un ritorno, se vogliamo, alla materialità dell'assegnazione del colore, io non parlo mai del razzismo, ma dell'assegnazione del colore, che ovviamente ha sempre un valore, e far capire come si è strutturato attraverso il colore,
significante vuoto, sono organizzate, articolate forme di dominio che non spariscono mai, ma che semplicemente si trasformano nel corso del tempo. Introduco brevemente quello che farò il giorno di prossimo e magari vi faccio vedere delle immagini alla fine. Interrogherò alcune cose che ho fatto, alcuni studi che sono già presenti sul territorio italiano e non solo, sulla costruzione della neoghizia in Italia, dall'unità ai giorni nostri. E mi soffermerò specificatamente su Balotelli, Rubi e Yara Gambirasio. Quindi vi chiedo di leggervi qualche cosa nello specifico di come è stato trattato, come sono stati trattati questi tre casi insieme a Rosarno, dalla stampa del tempo, ok, siamo parlando 2010-2011, in modo tale da capire come si muove la linea del colore, come viene articolata a seconda dell'estraneità, l'esotizzazione di certi corpi, l'inclusione differenziale di altri corpi, oppure l'identificazione di determinati corpi, in questo caso parliamo di nerezza, come assolutamente strani. Poi sulla nerezza mi piacerebbe riapprofondire, perché per me nerezza non significa niente, nel senso che significa tutto e niente a seconda del contesto. Per esempio gli aborigeni dicono, ma noi siamo neri diversi dagli afroamericani, siamo neri diversi dagli africani, per tutta una serie di ragioni, e alcune studiose femministe aborigeni australiane hanno detto cose estremamente interessanti su questa cosa. Quando si parla di nerezza bisogna vedere dove, come, quando, a chi e per quale ragione, a quale funzione. Per cui, per esempio, gli aborigeni non erano considerati schiavi, che venivano direttamente considerati cani da safari, per capirci. Quindi gli sparavano, andavano a fare le battute di caccia nel deserto australiano e li facevano fuori. Erano pochissimo usato nelle miniere, pochissimo usato nelle piantagioni, mentre, come sappiamo perfettamente, la schiavitù afroamericana è stata utilizzata soprattutto per, diciamo, produrre quella che è l'accumulazione originaria degli Stati Uniti. La nerezza è completamente diversa, e gli australiani nelle classificazioni, nelle tassonomie razziali dell'epoca, quindi fra 700 e 800, venivano considerati più neri degli afroamericani. Ok, più neri che cosa vuol dire? Sono veramente più neri? Allora, la nerezza, anche quello, è un significante vuoto, cioè un segno vuoto, un significante che rimanda ad altre cose. E nell'ambito, diciamo, degli studi postcoloniali e coloniali diventa molto interessante indagare come utilizzato il colore a seconda della funzionalità di determinate razziologie. E qui mi fermo e ripasso la parola. Allora, io ho preparato una parte sul Brasile, però se provo a iniziare. Su questa storia della razza e della bianchezza come segni appropriabili, cerco di agganciarmi, nel senso che distinguerei come si può appropriare la razza e come si può appropriare la bianchezza, per non fare iniziare a appropriare nello stesso modo. Comunque, la bianchezza può essere appropriabile fino a un certo punto, no? C'è un limite, almeno nel contesto del cosiddetto nuovo mondo il limite invalicabile sono le origini africane. C'è una persona che ha origini africane ed è classificata a partire da queste origini africane, più di tanto non riesce a diventare bianca. Questo lo dico per introdurre un po' la situazione del Brasile, che è parecchio interessante, no? Perché cosa si intende per bianchezza in Brasile? Insomma, già questo sarebbe tutto un oggetto di riflessione. Io vi do solo dei dati per capire appunto come si potrebbe rispondere a questa domanda. Allora, abbiamo dati di due censimenti, 2000 e 2010. Nel 2000 in Brasile c'erano 170 milioni di abitanti, di cui 91 milioni bianchi, 10 milioni e mezzo circa che si classificavano come neri,
e 65 milioni e 300 mila che si classificavano come PARDOS, che è la categoria usata solo nei censimenti istituzionali per classificare persone che hanno genitori di colori diversi, quindi diciamo meticci, potremmo dire, anche se in termini che ha una connotazione nazista molto forte. Nel 2010, vabbè, sono diventati 190 milioni, questo è già una cosa interessante, in 10 anni sono cresciuti di 20 milioni, i bianchi sono rimasti uguali, 91 milioni, quindi sono in realtà abbastanza diminuiti, i neri sono aumentati di 4 milioni e mezzo e i pardos sono aumentati di quasi 20 milioni. Quindi, che cosa era? Perché se il Brasile secondo me sta anche un po' in questi dati, perché è chiaro che non è che durante 10 anni la popolazione di origine africana si è riportata di più, no, è cambiata la percezione di, che, di se stessi, la percezione dei brasiliani di se stessi, è cambiata la percezione sia della bianchezza che della nerezza. Questo è un dato molto importante per quanto riguarda il Brasile, perché innanzitutto il Brasile appunto è il paese con la presenza di discendenti africani più numerosa fuori dall'Africa. In Brasile ci sono molti più discendenti di africani che negli Stati Uniti, per intenderci. Gli Stati Uniti sono poi ormai sono ampiamente superati da altre popolazioni che sono lì. Quindi c'è una motivazione storica. In Brasile sono stati, si calcola, importati qualcosa come 6 milioni di schiavi africani, sono veramente tanti. Però l'altro elemento che ci aiuta a leggere questi dati che abbiamo dato è una situazione di completa trasformazione della società brasiliana per ciò che riguarda il razzismo. A partire dall'inizio degli anni 2000, dalla fine degli anni 90, c'è stato un impegno molto forte dei movimenti e in parte anche dello Stato, dei governi federali, a affrontare il tema del razzismo che fino a quel periodo era completamente tabù, cioè si negava che ci fosse razzismo. In particolare stato scelto un ambito sul quale investire, che è quello delle politiche per le quote nelle università pubbliche per studenti che si classificano come neri o pardos. Le università pubbliche sono di ottimo livello in Brasile e sono gratis. Quindi cosa è successo? Che questa politica ha scatenato un dibattito molto acceso, con toni anche molto violenti, che ha contrapposto amici e colleghi, persone insomma che vivono nello stesso posto, familiari, ma allo stesso tempo ha mandato un messaggio, secondo me, che ha un po' stravolto la situazione. Per la prima volta la metà della popolazione brasiliana si è sentita dire: guarda, che se tu dichiari quello che sei, cioè se ti prendi in carico la tua posizione di nero, di pardo, questo può essere trasformato in un vantaggio, entrare nell'università top del top, perché di questo stiamo parlando, un'università veramente molto buona. Non c'è un numero chiuso, il motivo delle quote, scusate, non l'ho detto, è che c'è un numero chiuso. Quindi questo ha messo in moto veramente un processo di cambiamento, quindi quelli che prima potevano tirare un po' verso il bianco e si riuscivano a classificare come bianchi, hanno smesso di farlo e sono probabilmente entrati nella categoria di pardos. E quelli che invece si sbiancavano e rimanevano nei pardos hanno detto: no, io mi voglio definire proprio direttamente tu pur come nero, e sono entrati 4 milioni e mezzo in più in 10 anni nella categoria dei neri. Oggi in Brasile, per la prima volta nella storia del Brasile dopo l'abolizione della schiavitù, la popolazione dei non bianchi, dentro la quale io metto i neri e i pardos, è numericamente maggiore dei bianchi. E questo è un cambiamento epocale, soprattutto proprio per questa invece tendenza storica, politica, valoriale allo sbiancamento. In Brasile, a partire subito dopo che è stata abolita la schiavitù nel 1888, c'è stato un investimento da parte dello Stato per fare arrivare manodopera di immigrati bianchi europei
quelli che erano considerati qualche volta, diciamo, bianchi e più adatti a abituarsi, insomma, a trasferirsi nel mondo del Brasile per lavorare in un mondo, diciamo, di lavoro salariato, perché il principio era che gli ex schiavi che erano diventati liberi non erano capaci di entrare in un rapporto di lavoro salariato. Quindi questo ha significato che si è importata molto manodopera, effettivamente operazioni che venivano da diverse regioni dell'Europa, ma anche di popolazioni che non erano, diciamo, europei come i libanesi. Noi in Brasile abbiamo comunità di siriani libanesi molto forti, molto importanti, che si percepiscono come bianchi e sono percepite come bianchi. Quindi sono stati importati anche manodopera giapponese, sul quale c'è stato un po' di attrito, perché questi giapponesi non erano così tanto chiaro se erano bianchi. E insomma, quindi c'è stata una politica e poi proprio invece una riproduzione di valori per cui essere bianco era sicuramente quello che si voleva, quello che si anelava. Quindi laddove era possibile manipolare una classificazione, si tendeva appunto a avvicinarsi alla bianchezza. Questo anche, diciamo, era possibile, era realizzabile alla luce di una specificità del Brasile che lo caratterizza soprattutto dagli anni, diciamo, 30 in poi, la valorizzazione del meticciato, di quest'idea appunto del Brasile, un paese dove si sono mescolati gruppi di origine diverse, che sono stati e sono tuttora definiti con la parola razza, e tradizioni culturali diverse, fondamentalmente quella degli indigeni, dei colonizzatori portoghesi, ma anche di altri paesi, e tra cui ad esempio gli olandesi sono stati molto importanti in alcune regioni del nord del Brasile, e gli schiavi africani. Di questa idea della mescolanza è stata allo stesso tempo un luogo tra il quale dire siamo tutti mescolati, non è facile, non è possibile stabilire chi è bianco e chi è nero, c'è posto per tutti, ma di fatto questa amalgama ha prodotto invece un margine molto ampio per continuare a valorizzare la bianchezza. Tutt'oggi, malgrado questo cambiamento che vi ho sottolineato da questi numeri della popolazione, della composizione per colore della popolazione brasiliana, tutt'oggi la bianchezza è associata al fatto della modernità in Brasile, al fatto del progresso, al fatto della bellezza, e la bianchezza oggi è in Brasile associata, questo è un aspetto molto importante, alle ascendenze europee. Perché dico che questo è importante? Perché in Brasile, come sapete, noi abbiamo una popolazione di origine indigena che è stata sterminata e una parte appunto invece è stata inglobata attraverso queste unioni sessuali di diversa tipologia nella storia del Brasile. Quindi noi abbiamo delle regioni dove esistono delle popolazioni che sono di carnagione chiara, ma hanno dei tratti che sono ricondotti all'origine indigena. In quel caso quella bianchezza è una bianchezza che ha meno valore, è una bianchezza che è meno forte da spendere sul mercato della vita sociale. Si è considerati bianchi, ma si è considerati, la parola che abbiamo usato è nordestino, cioè del nord-est del Brasile, che sta a indicare che ha delle origini indigene, e questo vuol dire che sei un poveraccio che sei venuto dalle campagne aride e qui nelle grandi città del sud ovest a lavorare, a fare qualsiasi lavoro, a vivere in una favela, eccetera eccetera. Quindi c'è una connotazione di classe, ma anche di origini, di fatti fisici, che fa sì che oggi appunto la bianchezza valorizzata al massimo grado è quella che risponde alle ascendenze europee. Ora questo, come potete capire, non dire tutto e niente, perché ascendenze europee, soprattutto in Brasile, può voler dire portoghesi che a loro volta hanno forti influenze arabe e tedeschi, intere comunità nel sud del Brasile sono popolate da tedeschi, noi abbiamo città che si chiamano Londrina, per dire piccola Londra, insomma c'è una varietà molto ampia. Eppure, insomma, qui mi avvicino brevemente al mio oggetto della mia ricerca.
l'ascendenza dalle origini europee sono considerate un po' come il bollino autentico, per dire questa è il vero tratto fisico della bianchezza. Ora, io ho fatto un lavoro di intervista sulla bianchezza con un gruppo di 21 uomini che si autopercepiscono come bianchi, che io percepivo come bianchi, di classe medio-alta, che vivono nei quartieri più ricchi della città di Rio de Janeiro, uomini che hanno tra i 40 e i 60 anni e che hanno, diciamo, una posizione sociale abbastanza solida, perché hanno case di proprietà, perché hanno lavori che gli permettono di guadagnare bene, perché fanno una vita molto diciamo, dei standard piuttosto alti per quanto riguarda il Brasile. Queste persone appunto sono state da me scelte attraverso diversi canali in cui io chiedevo ad altri di indicarmi una persona bianca, quindi non sono stata io a classificarmi come bianchi, li ho classificati come tali quando li ho incontrati, però mi sono fatta indicare da altre persone, a volte ho intervistato stesso, perché proprio, diciamo, questa idea della mescolanza fa sì che chi è bianco non è un'operazione così semplice, non è così automatico, no? Quindi uno dei punti per me anche più problematici era come definisco le persone che voglio intervistare come bianche. Quindi questo è stato il mio canale. Ecco, nell'intervista io ho cercato di parlare di bianchezza. Lasciamo da parte tutti gli aspetti di difficoltà a parlare della loro bianchezza, del loro colore, della bianchezza in generale. Quello che è uscito fuori appunto è che ci sono diverse esperienze per parlare della bianchezza, diverse cifre direi per definire che cos'è la bianchezza. Innanzitutto io proprio per cercare di dare un margine di elasticità alle interviste, alla discussione sulla bianchezza, io non ho mai chiesto che cos'è un bianco, cosa significa essere un bianco. Ho fatto un'opzione, diciamo, molto costruttivista che, diciamo, un po' mi ha nuociuto, perché ho fatto una domanda che era un po' difficile, quindi devo sempre un po' aiutarmi con altre spiegazioni. Io chiedevo sempre cosa fa di un bianco a un bianco. Cioè, volevo un po' spingere le persone a dirmi qual è il tratto che tu consideri che fa di una persona un bianco nella tua esperienza, nella tua vita. Perché già usare il verbo essere, secondo me, poteva portare il rischio di definirlo in modo ontologico, no? Sei bianco. Quando invece in realtà poi nell'intervista è uscito fuori come ci sta una certa elasticità. Per esempio, una cosa che mi ha molto colpito è come alcune di queste persone, che essendo europei, scusate, brasiliani, classe media alta, hanno questa, diciamo, passione per l'Europa, il vecchio continente, come chiamano loro, per cui bisogna venire una volta all'anno a spendere questi soldi che sono stati messi da parte per fare queste gite nella Toscana, che è tanto bella, a Parigi, c'è questo immaginario, insomma, terminando ben conto che stanno così lontano, non vedere qua, poi si vuole vedere un sacco di cose belle. Però insomma c'è questa attività che secondo me del viaggio europeo fa parte anche un po' della costruzione della bianchezza. E molti hanno portato questa idea del viaggio come momento in cui effettivamente la loro bianchezza subiva un po' dei contraccolpi, cioè erano un po' meno bianchi. La loro sensazione di essere così assolutamente bianchi veniva messa in discussione. Per esempio nel trattamento della polizia, delle autorità delle frontiere in qualsiasi paese dell'Europa. Di fronte a un brasiliano magari appunto che ha origini portoghesi, ha la carnagione scura, i capelli neri, facciamo una tipologia che noi potremmo associare un po' al meridionale nella sua classificazione più stereotipata, ma anche negli Stati Uniti, problemi anche negli Stati Uniti, l'unica volta in cui non mi sono sentito in bianco è stato negli Stati Uniti, problemi anche in Australia, una roba stranissima, mi consideravano bianco, non mi sentivo bianco. Quindi, diciamo, questa esperienza del viaggio era un'esperienza che metteva un po' in discussione la bianchezza. Quindi, che cosa fa di un bianco bianco? Risposte diverse tra le persone che ho intervistato, ma anche di risposte diverse durante l'intervista. Io quello che ho notato
è stata, diciamo, una forte tendenza a portare il discorso sulla bianchezza nei termini della classe. Cioè dire, io non sono bianco, io fondamentalmente sono una persona che ha un certo status. Vivo in un certo mondo che spero un mondo molto privilegiato. Ho accesso a tutta una serie di privilegi in una situazione molto consolidata, per molti era anche una situazione consolidata in termini familiari. E questo, insomma, era qualcosa di cui loro parlavano con molta chiarezza e con una certa facilità, direi anche. Però questa classe non aveva colore. Allo stesso tempo io, attraverso le interviste, invece ricostruivo, facevo una specie di mappa sociale della loro storia, e quello che usciva fuori è che queste persone sono vissute in un mondo di bianchi. La famiglia da cui provengono è una famiglia fondamentalmente di bianchi, e tranne qualche antico avo, possibilmente donna che era di origine indigena. Nessuno mai mi ha ricordato un antenato di origine africana. Quindi loro hanno avuto, diciamo, una famiglia di bianchi e hanno classificato come bianchi genitori, fratelli, zii e nonni. Avevano compagne o compagni, per quanto è stato eterosessuali, bianchi, ma avevano avuto invece partner sessuali neri con nere. Questo per confermare anche un certo tipo di stereotipo che c'è in Brasile, per cui appunto la sessualità, l'esercizio della sessualità può essere, anzi deve essere fatto anche con donne nere, ma la riproduzione e il matrimonio invece è all'interno di un gruppo di colori. Non tutti avevano figli, ma quelli che avevano dei figli erano bianchi. Quindi la cosa interessante è che alcuni di loro dicevano: io vengo così da una famiglia mescolata, cioè avevo un nonno italiano, un nonno libanese, una ava lontana nel tempo indigena, però questa mescolanza appunto non richiudeva mai i neri, e soprattutto questa mescolanza non è mai nel presente, cioè nessuno di loro ha costruito una famiglia in cui c'è mescolanza di colori. Amici a scuola, all'università e al momento dell'intervista praticamente tutti bianchi. Alcuni avevano delle amicizie con neri, però queste amicizie erano molto relegate a dei contesti codificati, per esempio la musica, per esempio l'amico da bar con cui si beve la birra, o un'altra cosa tipica di Rio de Janeiro è l'amico di spiaggia, con cui si raggiunge un livello molto diciamo serie di intimità, però non si valgono certe soglie, per esempio la casa, no? L'unione, insomma, di famiglie, della domesticità. I neri erano presenti, sono presenti nella vita di queste persone, in situazioni molto codificate. Questa è una cosa che mi ha molto impressionato, cioè alla luce di una rappresentazione del Brasile, come un paese dove vige questa grande mescolanza, e questa è una cosa che mi rimane dietro tutti quelli che vanno in Brasile, cioè questi due appunto che siamo tutti mescolati. Confronto all'Italia sì, però appunto qual è il termine di confronto? Beh, appunto il bar è effettivamente un terreno di confronto in cui è molto facile a Rio de Janeiro socializzare con persone di altri colori, insomma, di colori diversi. Però quello che usciva fuori appunto dall'esperienza di queste persone è di aver avuto anche un'intimità affettiva forte con persone nere, che però erano tutte in una condizione di subordinazione. Tate, giardinieri, quello che fa un po' tutto a casa. Quindi c'era appunto questa situazione veramente molto codificata, che tra l'altro è confermata anche nei dati che riguardano la composizione per tutti i colori dei quartieri in cui io ho fatto ricerca. Quindi quello che usciva fuori è un mondo proprio, invece, dove c'è una linea del colore che separa i bianchi e i neri. Alcuni addirittura mi dicevano, per esempio, ma tu quando incontri un nero nella tua vita? Quando prendo l'autobus, però lo prendo poco. Oppure quando arrivo in ufficio con la mia segretaria. Oppure quando prendo l'ascensore, perché in Brasile in questi grandi edifici dove ci sono solo uffici, cioè l'ascensorista, quello che sta lì per 15 piani, lui sale, scende, sta tutto lì, non so quante ore, fa dei turni, insomma un lavoro massacrante, e quello è l'ascensorista in nero. Quindi, ecco, a me è molto colpito, non diciamo
non ero stupita, però mi ha molto colpito questa codificazione. E allo stesso tempo questo discorso che negava la loro bianchezza, cioè una difficoltà estrema a parlare della loro bianchezza, quando invece è chiaro che viviamo in un mondo in cui il colore era una discriminante molto forte, no? Quindi ieri non era una situazione di parità, non c'era mai. Adesso qualcuno mi dice che c'ha un collega nero perché è entrato adesso è incidentale attraverso un meccanismo di quote, uno più giovane di lui, insomma qualcosa che effettivamente sta cambiando. Quindi insomma la mia esperienza della mia ricerca, diciamo, mi porta a fare un paio di considerazioni. Come possa convivere un discorso che valorizza la bianchezza come valore fisico, come estetica, come comportamento, diciamo, che è associato alla modernità, con un discorso che è molto pregnante, molto forte, di cui le persone sono molto convinte, che invece valorizza la mescolanza. Questo è un aspetto, diciamo, complicato. La compresenza, ecco, non ci va in un contesto come è stato quello degli Stati Uniti o del Sudafrica, in cui era valorizzata la purezza bianca. Assolutamente no, nessuno mi ha mai appunto valorizzato questo aspetto. Anzi, molti mi volevano invece presentare un dato positivo della loro storia personale, il fatto di avere nella propria famiglia delle origini mescolate. Eppure questa mescolanza è una mescolanza sempre molto parziale, perché esclude sempre i neri, ed è una mescolanza che non ha prodotto uguaglianza. Quindi per me, diciamo, la mia prima lezione è che laddove c'è una organizzazione meticciata non c'è necessariamente una produzione di rapporti sociali all'insegna dell'uguaglianza. La valorizzazione anche di identità diverse, belle, che convivono, non necessariamente produce uguaglianza sociale, giustizia sociale. E appunto questa grande difficoltà, anche in termini proprio terminologici, io parlavo, diciamo, usavo, se bianchezza è neologismo, vi assicuro che è ancora più difficile dire bianchezza in portoghese, cioè le persone spesso avevano difficoltà a capire cosa volevo io, di cos'era questa parola. Quindi questa resistenza enorme a prendersi carico, diciamo, della bianchezza come una condizione che fa parte della vita. Io quello che ho, diciamo, la metafora che ho trovato è stata questa. Le persone che ho intervistato hanno tutte ammesso e parlato con molto agio della loro situazione di privilegio, però in termini di classe. Quello che mi ha molto impressionato appunto è questo privilegio è visto come un'eredità. Io ho trovato questa forma. Insomma, è qualcosa che mi è stato dato. Io mi sono ritrovata in questa condizione di privilegio. Quello che nessuno delle persone che ho intervistato praticamente ha mai preso in considerazione è l'uso che si può fare di questa eredità. Perché se è vero che si riceve una storia di privilegi, è vero che le persone possono anche agire per trasformarlo. Invece quello che io ho sentito era un po' una... mi rimandavano sempre a una situazione come di passività. Io sono così, io sono in questa certa situazione, è così, è inevitabile un po', no? E questo inevitabile per me era un po' un sottotesto di legittimo, è un po' legittimo. E su questo mi dispiace di essere andata un po' di corsa. Volevo solo dire un paio di cose, poi direi che molto velocemente. Una è ovviamente quello che dice tutto il whitewashing di queste persone che vanno in Europa, no, per assurgere a quella upper class nel senso culturale, e quindi quei valori culturali che abbisognano per arrivare alla loro ricchezza, quello che si chiama whitewashing. Stavo pensando, avete mai visto più di fuori del sensino? Quanti veri c'erano in beautiful con vergogna? Quanti veri c'erano in beautiful? Non ti arriva a questo da nessuno. Dove andavano questi? In modo ogni 3-4 puntate dovevano andare a fare il viaggio a Roma.
Cioè, nel senso, quello era proprio un qualcosa di un bene buono, cioè di una famiglia che aveva un potere economico, ma non aveva un potere culturale, e per poter dialogare a, diciamo, a quell'utenza, a quel pubblico che non era, diciamo, delle campagne del Texas o della California, dell'Arizona, ma magari erano degli stati del nord, dovevano far vedere che avevano la capacità di accoppiarsi. Quello era molto interessante. Poi, su quanto, per quanto riguarda l'ultima cosa che vi stavo dicendo, stavo ispirando Valeria, su come conciliare norma bianca e celebrazione della mescolanza. L'autoesotizzazione è una cosa con grande appeal, insomma, sempre c'è stato un grande appeal. Mi autoesotizzo, meglio di così. Cioè, oltre ad essere, pensate appunto Dolce Gabbana, nei casi, tutti hanno l'idea del, almeno l'idea del meridionale, dell'italiano che era necessariamente meridionale, che sarebbe montese, che andava in Svizzera a lavorare in maniere, no? Oppure andava appunto a New York, a Boston, in Australia. Quindi era visto come necessariamente passionale, però incontrollabile, non sapeva stare alle regole civili, quindi insomma non era molto ben accetto. Bene, a un certo punto, dal fascismo in poi, c'è un grande ribaltamento e noi diventiamo romano-mediterraneo. Cioè il scopus ultra della romanità imperiale, mediterranea, quindi fascinosa, sensuale, però anche con grande consapevolezza di sé, riesce a colonizzare, perché comunque ci siamo inferiori da qualche parte. Questa era la nuova immagine degli anni 50 che viene tradotta in senso commerciale dall'imperialismo fascista all'imperialismo del mondo economico della Vespa, per capirci, in soldoni. Bene, a quel punto lì l'italiano attraverso Dolce Gabbana può esotizzarsi, attraverso Armani, guardate tutte le città in cui siamo bellissimi, meravigliosi e siamo soprattutto mediterranei, no? E l'autoesotizzazione secondo me gioca anche nel caso di una costruzione così particolare della nazione in cui la celebrazione del meticciato va di pari passo con la norma bianca che è fortissima e che crea appunto separazioni ben, ben profonde, cioè dove tu puoi sempre dire io ho qualcuno di nero, di bello e nero nella mia famiglia, però io non sento il potere. Sì, ma questo non è un caso. Questo non, l'ha, non è un caso. Per esempio c'era in Australia in questo momento utilizzano solo le classi più alte, dicono io ho un nonno e una nonna aborigena, no? E manifestano ovviamente la bellezza della nonna aborigena se era stata inclusa all'interno della società bianca australiana, cioè dove non era appunto la rozza nuda nel deserto rosso, ma era stata inclusa perché magari non era completamente nera, aveva già metto sangue, pienamente all'interno della società 10-20 anni fa. Bene. Se invece fosse stato negli anni 50 o nell'epoca della schiavitù, del post-schiavismo, questa cosa non sarebbe. Cioè, secondo me è un processo estremamente interessante all'oggi vedere come certi elementi possono essere esotizzati. Guardate Ruby e la bellezza del corpo di Ruby, che appunto è l'esotismo dell'area più assoluto, però mantenute come non troppo esotica, quindi non è né la trans nigeriana di Dapo Elkan, né, cioè dove c'è un confine fra ciò che è esotizzato e accettabile e ciò che assolutamente non è accettabile. Ed è una linea che permette anche il recupero di una donna bianca dalla finestra che è esageratamente presente. Sono domande velocissime. Da lì ne avevo una anzi due, però vediamo se c'è tempo. Una era rivolta a Rivero su quanto detto ora, insomma. Mi chiedevo, c'è un saggio che lei ha scritto, che credo sia quello a cui si riferisce, che sta nel libro pubblicato La produzione del genere, in cui vabbè, lei può fare riferimento al genere. Mi chiedevo, sono gli stessi intervistati? Ok. Dunque, nel suo saggio lei fa riferimento al fatto che vi sia una continua necessità di riaffermare la mascolinità e quindi anche uno sforzo per appunto, riaffermare questa caratteristica, diciamo così. Mi chiedevo, c'è lo stesso sforzo, la stessa tensione per continuare ad affermare, anzi
quindi riaffermare la propria bianchezza, oppure l'eredità di cui, no, cui faceva cenno prima, basta quella per rendere evidente la propria bianchezza. Questo è. No, allora sono proprio due esperienze completamente diverse. Non c'è necessità di affermare la bianchezza per queste persone che io ho intervistato. Quello che a me proprio mi ha la cosa che più evidente è proprio questa differenza tra mascolinità e bianchezza in questo campione, che non è rappresentativo, insomma, è un campione. Per cui la bianchezza è qualcosa che non deve essere affermata, è data. La bianchezza passa attraverso il registro del silenzio, ma in questo caso è il silenzio dell'egemonia, perché il silenzio può avere tante cifre, no? Il silenzio è stato molto studiato appunto per quanto riguarda la condizione cosiddetta dei subalterni, come una forma di resistenza. Nel caso di mentalità, il silenzio invece è proprio la manifestazione della sicurezza di essere una condizione di potere. È proprio il contrario. Cioè, io non ho niente da dirti, non ho niente da rispondere alle tue domande, perché tutto si va a dire, cioè va da sé. E questa sensazione costante, appunto, di qualcosa che non può essere nominato. Io in questo devo dire che ho trovato veramente molti spunti utili per aiutarmi un po' a lavorare su questo tema, sugli studi sulle classi aristocratiche in Francia o Parigi, che è molto diverso, no? Il contesto geografico, la classe, però le difficoltà proprio del rapporto tra intervistatrice e intervistato, perché è esattamente il contrario della situazione in cui Gianni si trova l'antropologo, che sente di dominare l'intervista, invece io sentivo di non dominare ben niente, perché non riuscivo a parlare di quello di cui volevo parlare, anche se facevo tutta una serie di giri e di domande. E quindi leggere i silenzi è una sfida, sicuramente è un oggetto importante di riflessione. E tra l'altro, ecco, questo giusto per allacciare quello che dicevo prima, per me è stato anche un aspetto importante, perché c'era uno scarto comunicativo dovuto al fatto che io ero percepita e io mi percepisco come bianca. Per cui se io fossi stata vera, sicuramente l'intervista sarebbe andata in un altro modo. Ma quello che questi uomini intervistati mi mandavano indietro era: senti, insomma, tu sei bianca. E perché mi stai dicendo? Perché mi fate queste domande? E il sottotesto continuo era questo: stupore. Se fossi stata vera, chiaramente la cosa sarebbe andata in un altro modo. In poi questa cosa contraddice l'urlo, non devi parlare in modo da... Ma l'urlo è quando uno deve comunque... Stai in una situazione in cui devi riaffermare, perché noi, insomma, su questo penso che siamo d'accordo, cioè non è mai dato per sempre. Però nel contesto di quelle interviste in cui noi si trovano di fronte una bianca che è giunta pure mezza europea, che lavora all'università, cioè ci andava pure a nozze, tutto quello che gli confermava, tutto il loro andare lì a ora a parlare della Toscana, di Siena, cioè loro si sentivano gratificati, per cui non avevano niente da urlare. Perché non si sentivano per niente messi in discussione. Per me questo scarto comunicativo è stato difficile da gestire. Ma secondo me non ci contraddizione, perché come l'urlo è qualcosa che fa piacere gli altri voci, no? Ma anche il silenzio è quello imbottito fa piacere gli altri voci, cioè dove è il silenzio di potere, non hai bisogno di affermare niente. Cioè, anzi, divenati quanto vuoi, che tanto io poi ho le mani in mano, quindi fai pure come ti pare, io sto. E utilizzo il silenzio proprio per riprodurre in modo. Quindi non c'è contraddizione. No, l'uso della. Dipende dalla metafora che utilizzi, però è sempre qualcosa che in un certo senso azzera il resto. Salve, Marta. Allora, vi ringraziamo, ci siamo qua. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti.
diversi stampati e ci vediamo il 13 dicembre con Gaia e o il martedì o mercoledì per fare il laboratorio, non so se siete iscritti, si può fare l'iniziazione. Guarda, la parte che c'è un